Negli ultimi 2 anni e mezzo ci siamo avventurati in sfide che hanno portato tanto noi quanto il gioco Pokémon stesso al limite. Abbiamo raccontato storie tracimate nella poesia, abbiamo raccontato di piccoli Pokémon che ispirano i romanzi di coloro che sconfiggono, di Pokémon incompleti e deformi che destrutturando i codici di gioco ottengono quella potenza che gli era stata da sempre negata, e infine di Pokémon artisti che dischiudono la verità del mondo a chi quel mondo l'ha sempre visto in bianco e nero. Belle storie e bei video, che nella loro diversità hanno però sempre risposto ad un comune denominatore, la sconfitta. Per sottomettere i nostri avversari siamo stati a nostra volta vessati e umiliati molte volte, e la voce dell'infermiera Joy ha usurato i nostri timbri. Con l'avventura di oggi tutto questo cambierà, già perché non solo non potremo perdere, ma come da titolo non potremo nemmeno essere in alcun modo danneggiati. Benvenuti su Pokémon Smeraldo, senza subire danni. Fondamentale della sfida l'avete di certo intuita. Dovremo completare tutto Pokémon Smeraldo senza subire alcun danno. Possiamo definire un Pokémon danneggiato quando la sua barra della vita scende in un qualsiasi momento, anche se ciò dovesse avvenire al di fuori della lotta. E a questa regola non esistono eccezioni. Sono di fatto inutilizzabili tutte quelle mosse che provocano contraccolpo, scontro compresa, così come sono vietate esplosione o ultimo canto. In buona sostanza, la barra verde dei nostri Pokémon dovrà sempre rimanere piena. Ciò significa però che non saranno considerati come danni gli status inferti ai nostri Pokémon, che potranno dunque essere paralizzati, addormentati e, se per qualche ragione riuscissero a non prendere danno, anche volendo, scottati e avvelenati. Ora, se noi ci appoggiassimo unicamente a questa regola, per quanto altisonante essa possa sembrare, ci ritroveremmo nei fatti a vivere una delle avventure più noiose di sempre. E questo perché per superare qualsivoglia ostacolo sarebbe sufficiente allenare i nostri Pokémon fino a giungere a dei livelli totalmente esorbitanti e fuori scala, per poi eliminare uno ad uno ogni Pokémon avversario al primo colpo. Che io sappia, e qui ci metto il beneficio del dubbio, tutte le no damage che sono state fatte su Pokémon attualmente documentate su YouTube sono state fatte di fatto con questo metodo. È sufficiente mettere un Pokémon alla pensione, camminare per ore e ore, magari sfruttando anche la funzione del velocizzatore, dell'emulatore, e il gioco è fatto. Il Pokémon è a livello 100 e il gioco è battuto. Divertimento percepito? Poco. Ma se vi dicessi che nella mia no damage ho inserito altre regole? Se vi dicessi che questa pratica di overlivellare i nostri Pokémon l'ho bandita? Se vi dicessi che mi sono autoimposto di giocare con la modalità fissa e non con la possibilità di switchare Pokémon ogni volta che mandiamo KO all'avversario? Adesso le cose si fanno interessanti. E allora scolpiamo nel marmo queste regole. Nessun membro della nostra squadra potrà superare nel livello il Pokémon di livello più alto del capopalestra che dovremo affrontare. Inoltre, una volta eliminato qualsivoglia Pokémon dell'avversario, non ci sarà possibile ritirare il nostro Pokémon prima che egli mandi in campo il suo. Ma ci sarà possibile compiere questa operazione unicamente quando l'avversario avrà già in campo un Pokémon. L'effetto che questa regola avrà in termini pratici è molto semplice. Ogni volta che noi decideremo di cambiare Pokémon, sarà garantito che subiremo almeno un attacco avversario. Sia esso un attacco di danno, una mossa per aumentarsi le statistiche o magari una mossa di status. A prescindere da ciò, il nostro obiettivo ovviamente sarà, comunque vada, non subire danni. Impossibile? Forse. Non vi resta che prendere qualcosa da mangiare e da bere e mettervi comodi, perché questo sarà un lungo, lunghissimo viaggio. Dopo aver bandito anche gli strumenti in battaglia, che in questa run significa fondamentalmente cure totali e attacchi X, siamo pronti. Sarà necessario adottare Pokémon e strategie fuori dalla norma per riuscire nell'impresa. Torneranno grandi eroi del passato e volti nuovi, pronti a coprirsi l'un l'altro le spalle in quella che è stata, senza ombra di dubbio, una delle sfide più difficili di sempre. Scendiamo dal camion dei traslochi e il vento di Hoenn sferza la nostra cintola ancora priva di Pokéball. Il nostro personaggio non può saperlo, ma noi, che Hoenn la conosciamo come le nostre tasche, percepiamo nella brezza un odore diverso dal solito, odore di pericolo. Eh già, perché la prima parte del gioco sarà, per certi versi, anche la più difficile. Ma cosa vuol dire prima parte del gioco? Corriamo in aiuto di Birch, scegliamo Torchic come starter e ci prepariamo per affrontare Zigzagoon selvatico. E adesso? E adesso viene il bello. Superare questa lotta senza subire danni è
complesso. Zigzagoon ha azione e ruggito, noi praticamente solo graffio. L'intelligenza artificiale dei Pokémon selvatici però, per nostra fortuna, è molto più artificiale che intelligente. Fondamentalmente Zigzagoon userà mosse a caso. Considerato il danno che con graffio facciamo a Zigzagoon, quest'ultimo dovrebbe utilizzare ruggito 3 volte di fila oppure fallire un'azione per consegnarci la vittoria. Ma non solo, noi abbiamo, o crediamo di avere, la necessità di ottenere un certo Torchic. Qui occorre spiegare, brevemente per non tediare chi di Pokémon già ne mastica parecchio, una particolare meccanica che contraddistingue i giochi Pokémon. Non tutti i Torchic sono uguali, così come non lo sono tutti gli Zigzagoon. Più in generale, ogni Pokémon è diverso in un qualche modo dai suoi simili. Per semplificare, almeno per ora, diciamo che le differenze principali sono determinate da due dati: la natura e i suoi individual values, che noi italianizzeremo come punti individuali. Una certa natura farà sì che un Pokémon possieda una statistica per così dire privilegiata, che crescerà di media più intensivamente rispetto ad altri esemplari della sua stessa specie, mentre contemporaneamente un'altra statistica subirà il processo inverso, facendo molta più fatica ad aumentare. I punti individuali invece sono una faccenda un filo più complessa. Anche qui, semplifichiamo. Ogni statistica di un Pokémon, eccezion fatta per l'illusione, ha per così dire un coefficiente di moltiplicazione. Più esso è alto, più la statistica aumenterà in fretta. Ecco, quello che noi stiamo cercando è un Torchic che possieda una combinazione di natura e punti individuali che in generale favoriscano l'attacco e la velocità. In questo modo noi massimizzeremo il più possibile le nostre possibilità di attaccare il nemico prima che quest'ultimo sferri un colpo a noi e potenzialmente di eliminarlo in un colpo. Cercare un Torchic del genere però di fatto significa dover superare quello Zigzagoon più e più volte, dovendo continuamente resettare. Le cose per nostra fortuna vanno però incredibilmente bene. Otteniamo ciò che vogliamo dopo solo 3 sconfitte, fra tante virgolette, contro Zigzagoon e circa mezza dozzina di Torchic scartati. Il nostro cammino, insomma, inizia con il beneplacito della dea bendata. Bene, direte voi. Ma adesso c'è Vera. E questo, signori miei, è un altro dramma. Come la superi, Vera, che ha lo starter opposto al tuo, senza subire danno? Beh, per nostra fortuna possiamo livellare il nostro Torchic fino al livello 15, dato che questo è il livello del Pokémon più forte della prima capopalestra, ossia Petra. Ma dove livelli? Contro i selvatici? E come li fai i selvatici, senza subire danni? L'avete vista la lotta contro Zigzagoon? Bene, arriviamo al livello 12 dopo aver dovuto resettare il gioco altre 21 volte. E per la cronaca, le varie simulazioni che avevo condotto per capire se il tutto fosse fattibile oppure meno avevano portato a risultati ben più impietosi. E non è finita qua, perché il livello 12 ci consente a stento di eliminare Mudkip in 2 colpi, il che significa che saremo per forza esposti a un suo attacco, che se non è azione, è ruggito. A quel punto, con il nostro attacco diminuito, è tutta una questione di nature e punti individuali, sia i miei che quelli di Mudkip. Fortunatamente il nostro Torchic è stato selezionato appositamente per situazioni del genere. Mudkip viene sconfitto, costandoci appena un reset. Viene sconfitto però grazie ai favori di un'altra meccanica di Pokémon, il roll. Amanti dell'italiano, sono con voi e mi impegnerò in questo video per italianizzare tutti i termini tecnici, ma roll è intraducibile. Sarò brevissimo. In parole povere, ogni attacco di un Pokémon non farà sempre lo stesso danno, anche se posto in due situazioni totalmente analoghe. C'è sempre una variazione casuale del danno inferto, che oscilla in un range dell'8-10%. Ecco perché potrebbe esservi capitato, nei vostri let's play tradizionali, di osservare un Pokémon reggere un vostro attacco che eravate sicuri avrebbe eliminato l'avversario. Ecco, quella cosa lì si chiama roll, e voi in quei casi siete vittima di roll particolarmente bassi. Mi sono preso questa introduzione di Pokémon Smeraldo per spiegarvi un po' di concetti base sui quali l'avventura, perdonatemi il gioco di parole, si è basata. D'ora in avanti, se dovesse capitarmi di parlare di nature, punti individuali o roll, sapete cosa intendo. Ad ogni modo, finalmente possiamo tirare un po' il fiato. Ad ovest di Solarosa catturiamo un Lothar che si rivelerà utilissimo a Ferruggipoli, dove ad attenderci vi è Petra. Prima di poterne ammirare i grattacieli, però, dobbiamo introdurci nel Bosco Petalo. Questo sarà, per distacco, il luogo più importante dell'intera serie. I suoi sentieri, infatti, non ci consegneranno solamente il primo Shroomish della nostra avventura, ma anche un Pokémon insospettabile, a cui nessuno aveva pensato, ma che, appena rivelatosi ai nostri occhi, ci ha dischiuso una via che l'immaginazione non aveva ancora battuto. Con una Pokéball catturiamo Slakoth. Sembra assurdo,
assurdo pensare che un Pokémon con un'abilità che lo tiene bloccato un turno su due sia utile in una sfida nella quale non dobbiamo subire danni, in cui dobbiamo letteralmente massimizzare ogni singolo turno a nostra disposizione. Eppure non esagero se vi dico che da qui in poi soltanto un Pokémon gli sarà superiore. Ma il suo momento non è ancora giunto. Per ora Slakoth viene offuscato dalla sagoma di Lombre, perché nel cuore di Ferruggipoli, all'interno della sua palestra, affrontiamo Petra. I suoi primi Geodude sono uno scherzo, con semitraglia Lombre se ne sbarazza in scioltezza. Il vero problema, e chi ha giocato a Pokémon Smeraldo lo sa per certo, è Nuzlocke, terribilmente resistente ma soprattutto terribilmente lento, il che forza la CPU a utilizzare sempre Roccia Tomba al primo turno contro Lombre. Roccia Tomba che però in questa generazione può fallire con il 20% di possibilità. E questa, una delle flebili speranze a cui ci aggrappiamo. L'altra è semitraglia. Se dovessimo riuscire al primo turno a mettere in fila 4 colpi di semitraglia e Nuzlocke dovesse mandare a vuoto un Roccia Tomba, ci troveremmo in una situazione relativamente favorevole. C'è un problema però. La percentuale che semitraglia colpisca 4 o 5 volte è del 25%, mentre come già detto, quella che Nuzlocke ha di fallire è del 20%. E dopo tutto questo, nessuno ci garantisce la vittoria. Già perché semitraglia anche colpendo 5 volte non elimina Nuzlocke, e anzi, con ogni probabilità, forzerebbe Petra a utilizzare una pozione. Ciò significa che se i successivi semitraglia dovessero risultare troppo esigui, sarebbe tutto da rifare. Le percentuali ci dichiarano praticamente sconfitti in partenza, e questo Lombre non deve essere andato giù. Appena sceso in campo mette in sequenza i 4 colpi fondamentali per mandare Nuzlocke a meno di metà vita, per poi danzare tra le rocce scagliate dal Pokémon uscendone illeso. Nuzlocke divora la sua bacca, ma ciò non basta a metterlo fuori pericolo. Ora è il momento di semitraglia. Se colpissimo 3 volte, solo 3 volte, avremo la vittoria in pugno. Lombre, però, sembra aver dato tutto. Semitraglia colpisce solo 2 volte. Petra a questo punto ha la vittoria tra le mani, avrebbe la possibilità di scagliarci in un baratro nel quale litigare per ore con la statistica, eppure inspiegabilmente il suo Nuzlocke usa blocco. Tiriamo un urlo di gioia, ma non è ancora finita. Petra cura il suo ultimo baluardo, Lombre insiste con semitraglia. Questa volta 3 colpi vanno anche a segno, ma la pozione ha curato Nuzlocke più di quanto avesse fatto la precedente baccarancia. Lombre deve ancora una volta vincere la statistica. Se per 2 volte con semitraglia dovesse infliggere un danno minimo, per noi sarebbe la fine. Mai, come in questo momento, saremo vicini alla vittoria. E Lombre non delude. 3 colpi sono sufficienti perché al turno successivo siamo più veloci e di colpo, per eliminare Nuzlocke, ne basta 1. Otteniamo così, contro ogni pronostico, la nostra prima medaglia al primo tentativo. Lombre resterà per sempre ricordato per questa lotta, anche perché da qui in poi sparirà dai radar. Rimarrà con noi ancora per qualche lotta, ma presto ci accorgeremo che non è assolutamente adatto alle fasi più avanzate del gioco. Chi invece adatto lo è, come? È Shedinja. A nord di Ferruggipoli catturiamo Nincada, che dopo la seconda palestra, evolvendosi, prenderà letteralmente per mano la squadra. Il Pokémon che si rivelerà superiore a Slakoth è proprio lui. Ah, e a proposito di seconda palestra, dopo aver recuperato Pico, il Wingull del signor Marino, ci imbarchiamo per Bluruvia. Catturiamo con un po' di fatica un Pokémon nella grotta pietrosa e otteniamo la seconda medaglia. Ok, forse ho saltato qualche passaggio di troppo. Lasciate che vi spieghi. Rudy, benché capopalestra di Bluruvia, non sembra conoscere molto bene la fauna locale, perché altrimenti saprebbe che all'interno della grotta pietrosa si trova un certo Sableye, contro cui lui non solo non possiede Pokémon adatti, ma nemmeno mosse in grado di colpire. E più in generale, portare all'interno di questa palestra un Pokémon di tipo spettro equivale a una vittoria garantita. Ma soprattutto, nel nostro caso, equivale ad una vittoria senza subire alcun attacco. Noi, Sableye, nemmeno lo livelliamo. E Rudy capitola coperto di ridicolo. Frattanto abbiamo già consegnato la lettera a Rocco nelle profondità della grotta pietrosa e siamo perciò pronti a salpare nuovamente. Direzione Porto Algepoli, ma soprattutto Museo Oceanografico, dove si annida il primo pericolo della nostra avventura oltremare. Dopo aver consegnato la merce Devon al capitano Remo, dalle scale sbucano 2 reclute del Timidro, già incontrato nei pressi di Ferruggipoli. La loro richiesta è semplice: cedere il pacco appena devoluto al capitano. Ci opponiamo, ma ciò ci causerà più grattacapi del previsto. La prima recluta getta nella mischia Carvagna. Chi conosce bene Pokémon sa quanto questa creatura possa essere minacciosa in una sfida del genere. Per chi non lo sapesse, consiglio la lettura della descrizione della sua abilità Cartavetro. Danneggia al contatto. Di fatto non possiamo attaccare Carvagna con mosse di contatto.
pena il subire danni e dunque dover resettare la lotta. Ma se fosse solo questo il problema, la soluzione si chiamerebbe l'ombre. Carvagna è terribilmente fragile e i due colpi di semitraglia bastano e avanzano. Ma le reclute sono due. Eliminata la prima, la seconda si scaglierà contro di noi senza darci il tempo di prepararci. Il suo primo Pokémon è Zubat. Per l'ombre è una situazione semplicemente ingestibile e deve a malincuore farsi da parte. Dobbiamo trovare un'altra soluzione e non è semplice. Nemmeno Electrike, Plusle e Minun, ottenibili a nord di Selcepoli, possono risolvere la questione. La loro unica mossa in grado di fare piazza pulita dei Pokémon del Team Hydro è infatti Scintilla, che però, benché in questa generazione sia in effetti una mossa speciale, resta tuttavia anche mossa di contatto. Per un attimo brancoliamo nel buio, finché non realizziamo che la soluzione ideale porta la firma di Petra, Roccio Tomba. La insegniamo tramite MTA con Basken e preghiamo di eliminare in un colpo ogni avversario e di non fallire. Inizialmente arranchiamo, ma dopo due tentativi a vuoto con Basken, forte di un livello in più e dei favori della Dea Bendata, trova quel briciolo di forza necessario per fare piazza pulita di tutti i Pokémon del Team Hydro. Nel farlo non subisce alcun danno e dunque possiamo procedere. Sgomberato il Team Hydro, possiamo lasciarci alle spalle Porto Selcepoli e procedere verso Ciclamipoli. Prima però occorre spiegarvi un concetto che, per evitare fraintendimenti, è giusto chiarire. Perché Roccio Tomba non ha attivato l'abilità Carta Vetro di Carvagna pur essendo una mossa fisica? Beh, perché non è una mossa di contatto. Questo è un errore che spesso vedo fare durante le mie live. Le mosse di danno in Pokémon si dividono in due macrocategorie, ossia mosse fisiche e mosse speciali. In Pokémon Smeraldo, e più in generale fino alla terza generazione, la categoria della mossa è determinata dal suo typing. Prima vi ho accennato che Scintilla in terza generazione è una mossa speciale, ma molti di voi potrebbero averla conosciuta come mossa fisica. Questo perché, a dirla tutta, come il sottoscritto, avete iniziato a conoscere Pokémon a partire dalla quarta generazione. In terza, e quindi su Pokémon Smeraldo, per il puro fatto di essere una mossa di tipo elettro, Scintilla è speciale. Anche Calcio Ardente, per esempio, sarà una mossa speciale in quanto facente parte del tipo fuoco. Mentre Segno Raggio, nonostante sia letteralmente un fascio di energia, è fisica perché è di tipo coleottero. Si può dire che in terza generazione non siano tanto le mosse ad essere categorizzate come fisiche o speciali, ma proprio direttamente i tipi dei Pokémon. Per un quadro più completo vi lascerò delle fonti in descrizione. Ad ogni modo, tornando a Roccio Tomba e Cartavetro, la prima non attiva la seconda per il semplice fatto che le mosse fisiche non sono necessariamente mosse di contatto. Scintilla, ad esempio, che è speciale, è anche una mossa di contatto. Diciamo, per semplificare, che se un Pokémon tocca idealmente l'altro con la propria mossa, allora quella mossa generalmente è classificata come mossa di contatto. E questa informazione, per gestire abilità come Cartavetro che fioccano all'interno del gioco, è fondamentale. Ad ogni modo, ora ad attenderci c'è Vera, sul percorso 110. Sebbene su Pokémon Smeraldo questa sia una battaglia storicamente molto complessa, con le nostre regole è paradossalmente una passeggiata. Il limite oltre il quale non possiamo overlivellare è infatti impostato da Walter, e ciò ci consente di presentarci al cospetto del nostro rivale leggermente overlivellati, ma soprattutto con due new entry. La prima è Swellow. A livello 23, con attacco d'ala si sbarazza agilmente di Lombre e Slugma, riuscendo a non scottarsi al contatto con quest'ultimo. La seconda, però, è Shedinja, che contro Marshtomp ha la vittoria garantita. Ci sarebbe un terzo Pokémon importante che abbiamo catturato prima di avventurarci verso Ciclamipoli, ma ve ne parlerò in seguito, perché già solo Shedinja ci costringe ad una pausa e ad un paio di spiegazioni. Shedinja è un Pokémon folle. Tanto per iniziare a gettare carne sul fuoco, ha un solo punto salute. Per questo Pokémon, insomma, subire un unico danno significa morire. Ma questo, per le nostre regole, è un malus che di fatto non ci riguarda. Ciò che invece rende Shedinja perfetto per i nostri scopi è la sua abilità peculiare, ossia Magidifesa. Essa rende questo Pokémon immune a qualsiasi attacco di danno che non sia super efficace. Sostanzialmente Shedinja può essere minacciato unicamente dalle mosse super efficaci e dalle mosse di stato, di fatto però restando immune a una buonissima percentuale dei Pokémon del gioco. Se volete approfondire questo Pokémon, sappiate che il mio video più visualizzato di sempre è una run giocata interamente con Shedinja. A suo modo anche quella era una no damage, ma non aveva il vincolo del level cap, che rende il tutto molto più difficile. Comunque, tornando al caso in questione, il Marshtomp di Vera conosce Pistola Acqua, Pazienza, Colpo di Fango e Preveggenza. Se avete seguito quanto detto su Shedinja, avrete già capito
contro di lui, Marshtomp non può letteralmente fare nulla. Inoltre, con Swallow in campo dal primo turno, ci siamo assicurati che dopo l'ombre entrasse in campo Slugma, affinché Marshtomp restasse l'ultimo Pokémon di Vera e di conseguenza rimanesse bloccato con Shedinja in una lotta per lui già persa. Ma come è stato possibile avere la certezza che dopo l'ombre sarebbe entrato in campo Slugma? Qui occorre conoscere come l'intelligenza artificiale di Pokémon Smeraldo ragiona. La farò breve. L'ombre è stato eliminato da Swallow, che è un Pokémon di tipo volante normale. A questo punto a Vera restano soltanto Slugma e Marshtomp e deve decidere quale Pokémon mandare in campo. L'intelligenza artificiale, per rispondere a questa esigenza, utilizzerà un criterio tanto semplice quanto fragile. Qualsiasi Pokémon che possiede una mossa super efficace contro il nostro Swallow, in questo caso entrerà necessariamente in campo prima di qualsiasi altro Pokémon che quella mossa super efficace potrebbe non averla. Nel nostro caso Slugma conosce Sassata e questo gli basta per vincere il ballottaggio con Marshtomp. Questa è chiaramente una scelta che penalizza Vera ed è dunque una meccanica che dovremo tenere molto a mente per pianificare lotte ben più complesse. Finalmente arriviamo a Ciclamipoli e ci arriviamo con 85 reset. Una buona parte di essi in realtà sono stati causati da attacchi inaspettati di Pokémon selvatici durante le fasi di allenamento della nostra squadra o semplici allenatori contro i quali abbiamo avuto la sfortuna di iniziare con un pessimo Pokémon per quelle che erano le loro prime scelte. E questa purtroppo sarà una costante di cui sarà difficilissimo liberarci. E a proposito di cose di cui faremo fatica a liberarci, Valtar. Sì, perché il capo palestra di Ciclamipoli sarà il primo a darci davvero filo da torcere. A dire il vero, arriviamo particolarmente fiduciosi. Abbiamo da pochissimo testato la reale potenza di Shedinja e siamo consapevoli che due dei quattro Pokémon di Valtar non ci toccano. Inutile a questo punto dirvi che il problema saranno gli altri due. In primis Voltorb, che conosce rotolamento e che soprattutto è tremendamente veloce, il che gli consente di attaccare praticamente sempre per primo. La nostra prima intuizione sarebbe Swallow. Con attacco rapido, infatti, possiamo precederlo prima che egli sfrutti la sua velocità supersonica. E grazie all'abilità denti stretti di Swallow, qualora dovessimo trovarci paralizzati, scottati o avvelenati, il nostro attacco aumenterà del 50%. Ci autoinfliggiamo dunque una paralisi andando a schiantare Swallow contro gli Electrike del percorso 110 che possiedono l'abilità statico. Entriamo in battaglia con lo status già presente su Swallow e con attacco rapido contiamo di archiviare la pratica in un colpo solo. Di fatto, un'illusione. La strategia non sortisce gli effetti desiderati, Voltorb resiste e con Scintilla ci costringe inevitabilmente a riavvolgere il nastro. Dovremmo a questo punto sperare in un brutto colpo o cercare un'altra soluzione. E dopo vari ripensamenti, quella soluzione la troviamo. Percorriamo Oena ritroso, da Ciclamipoli ci ritroviamo in un battibaleno a Bluruvia e all'interno della grotta pietrosa catturiamo Geodude. Pescando un magnitudo di intensità tra il 7 e il 10, siamo più o meno convinti che Voltorb ci lascerà le penne. Ma non basta, già perché Voltorb è molto più veloce di Geodude e può colpirlo tranquillamente con rotolamento. Quando siamo passati da Ferruggipoli, ancora privi di medaglie, ho saltato un passaggio importantissimo. Prima di affrontare la capopalestra, abbiamo infatti fatto un salto alla scuola allenatori, dove la stessa Petra ha studiato. Qui un professore ci ha consegnato un rapidartigli. Grazie a questo strumento, Geodude ha una probabilità del 20% di bypassare la velocità di Voltorb e quindi ha un colpo a sua disposizione. In buona sostanza, affinché la nostra strategia vada a buon fine, dobbiamo nuovamente sfidare la statistica. Pescare con rapidartigli prima un 20% e poi con magnitudo un 60% risicato. Non ci affidiamo alla matematica, ma piuttosto al puro intuito. Ci sembra questo uno scenario più probabile rispetto al cercare un brutto colpo con il 6% di possibilità. Anche perché ci sarebbe un'altra variabile che gioca a nostro favore. Voltorb contro Geodude utilizzerà quasi sicuramente rotolamento, che però ha un 10% di possibilità di fallire. Se rapidartigli e magnitudo mancheranno l'appuntamento, potremmo comunque affidarci a questa eventualità. Infatti, dopo qualche tentativo, le cose vanno esattamente così. Rotolamento fallisce, Geodude capitalizza e prende la kill. Bene, ora si inizia a fare sul serio. Electrike viene annientato da Shedinja e la stessa sorte toccherebbe a Manectric se Valtar tra i due Pokémon non frapponesse Magneton. E questo, signori miei, è un problema. Perché se è vero che né Onda Shock, né Sonic Boom, né tantomeno Tuononda possono tangere il nostro Shedinja, la quarta mossa di Magneton è il peggio che possa capitare in una No Damage. Super Suono. Essere confusi in questa sfida significa quasi sicuramente perdere a tavolino.
e danneggiarsi da soli è un'umiliazione inaccettabile. Per ridurre al minimo la possibilità di tale eventualità, contro Electric, sfruttando l'immobilismo della lotta, abbiamo utilizzato quanti più doppi team possibile. Mentre, una volta entrato in campo Magneton, tiriamo di fatto turbosabbia alla cieca. La strategia è semplice: dopo 6 turbosabbia, nella speranza che ciò basti affinché Supersuono fallisca, entrerà in campo con Basken. Il suo compito sarà quello di porre fine alla lotta con doppio calcio. Potete allora immaginare il nostro disappunto quando, con un attacco super efficace e stabbato, Magneton non viene giù. Per tutta risposta colpisce con un onda shock infallibile e a noi non resta altro che le ceneri del nostro piano da ricomporre. È vero, siamo feriti, ma la via è sicuramente quella giusta. Serviranno però altre 20 sconfitte per piegare Walter. Questa volta farà tutto Shedinja, che forte della sua illusione aumentata al massimo contro Electric, riuscirà a tirare una serie di taglio furia che fortunatamente manderanno KO Magneton prima che un suo super suono distrugga i nostri sogni di gloria. L'ultimo Pokémon di Walter, ossia Manectric, come già anticipato, contro Shedinja non può nulla. Di fatto, eliminato Magneton, la terza medaglia è già nelle nostre tasche. Ci lasciamo Ciclamipoli alle spalle con 39 resetti in più rispetto a quelli che avevamo appena messo piede in città. Il segnale è chiaro, la musica è cambiata. Durante la battaglia con Walter, ad ogni modo, ho citato un termine che occorre spiegare. Ho detto infatti che il doppio calcio di Combusken è stabbato. Cosa significa? Anche qui, rapidi per non annoiare chi già sa. Se un Pokémon utilizza una mossa che combacia con il suo tipo, quindi nel nostro caso se Combusken di tipo lotta utilizza doppio calcio di tipo lotta, la potenza della mossa verrà moltiplicata del 50% rispetto al danno che normalmente infliggerebbe. In gergo tecnico si dice che beneficia della STAB, un acronimo che sta per Same Type Attack Boost. Ora lo sapete, se mai in questo video dovessi recitare il termine, ricordatevi questa spiegazione. Detto questo, finalmente tiriamo nuovamente il fiato, almeno fino al Monte Camino. La nostra prima destinazione sono le cascate Meteora, dove giungiamo senza particolari patemi, ma con qualche reset di troppo, dovuto a qualche allenatore particolarmente rognoso, ma principalmente a errori durante l'allenamento dei Pokémon. Al loro interno assistiamo allo scontro, in questo caso verbale, tra Team Magma e Team Hydro, che si danno però appuntamento sulla vetta del Monte Camino. Bene, da qui in poi il tempo della tirata di fiato è finito. Ci facciamo largo tra le divise del Team Magma e il caldo asfissiante, per giungere infine sull'orlo del cratere. La lava ribolle e retroillumina la figura di Max, leader del Team Magma, pronto a far esplodere il vulcano. E non solo. Max manda in campo Maitina ed è forse il peggior avversario con cui fare i conti. La sua abilità prepotenza diminuisce il nostro attacco, il che ci impedisce di sbarazzarcene in un colpo, ma soprattutto fornisce a Max il turno necessario per danneggiarci. Dietro, pronti a capitalizzare il lavoro sporco di Maitina, attendono Zubat e Camerupt. Anche eliminando il primo Pokémon, in queste condizioni non andremmo da nessuna parte. Ed ecco che finalmente entra in gioco Slakoth. Quando vi ho detto che sarebbe stato decisivo, in realtà vi ho detto una mezza verità. Non sarà ovviamente Slakoth in sé la soluzione ai nostri problemi, ma non lo sarà neppure Slaking. Già, Vigoroth. Noi tutti conosciamo la linea evolutiva di Slakoth per la sua abilità Pigrone. Essa costringe il Pokémon che la possiede a restare fermo un turno su due, rendendo questi Pokémon di fatto inutilizzabili. Spesso però ci dimentichiamo che questa terribile abilità è esclusiva del primo e del terzo stadio di questa linea evolutiva, vale a dire di Slakoth e di Slaking. Vigoroth, al contrario, è stato pensato molto brillantemente come un'antitesi a questi Pokémon e infatti la sua abilità è Spirito Vivo. Utilità poca, siamo d'accordo, ma rispetto a Pigrone è un toccasana. Ma quindi, la forza di Vigoroth dove risiede se l'abilità di fatto non conta nulla? Nelle mosse, anzi, in due mosse. Sbadiglio e ripeti. La prima infligge al Pokémon avversario lo status di addormentamento con un turno di ritardo rispetto a quando è stata usata. La seconda costringe chi la subisce a riutilizzare per un certo numero di turni l'ultima mossa eseguita. La strategia è questa: sperare che Maitina tiri Turbosabbia al primo turno, così da sfruttare ripeti per bloccarlo su quest'ultima, che di danni non ne fa. Successivamente, per non vedere la nostra precisione colare a picco, Vigoroth andrà di sbadiglio. In questo modo
modo, nel turno successivo, Mike Tina si addormenterà senza aver procurato danni. E questo ci permetterà di subentrare con un Pokémon di fronte a un Mike Tina inerme, ma soprattutto senza soffrire del malus di prepotenza. Il Pokémon in questione è Combusken. Con due gran fisico avrà il compito di raddoppiare il proprio attacco fisico, il che gli permetterà, salvo attacchi evitati da parte dell'avversario, di eliminare al primo colpo ogni Pokémon di Max. Nella teoria il plan è ottimo, ma nella pratica ci sono almeno tre cavilli a cui far fronte. Punto primo, Mike Tina di fronte a Vigoroth quasi sicuramente farà morso, vanificando tutto. A questo problema mettiamo una pezza entrando in campo con Combusken, che induce Mike Tina a tirare con meno probabilità morso, per poi entrare in campo con Vigoroth che, essendo più veloce, utilizzerà ripeti prima che Mike Tina possa compiere una seconda mossa. Se contro Combusken Mike Tina ha utilizzato Turbo Sabbia, Vigoroth riuscirà nell'intento di bloccarlo su quella mossa. Punto secondo, dopo aver utilizzato Sbadiglio ed essere entrati con Combusken su Mike Tina, riceviamo per forza di cose almeno un Turbo Sabbia. Ciò significa che la nostra precisione sarà ridotta e che dunque, per colpire tre volte di fila, dovremo accendere qualche cero alla Dea Fortuna. Punto terzo, nessuno ci dice che Mike Tina dormirà per i turni necessari. Se dovesse svegliarsi prima che Combusken abbia raddoppiato il proprio attacco, sono problemi. E anche qui, l'unica soluzione è pregare. Dopo svariati tentativi, le cose sembrano andare per il verso giusto. Vigoroth blocca Mike Tina su Turbo Sabbia, sbadiglia e lascia il campo a Combusken. Come da copione, incassiamo un Turbo Sabbia prima che Mike Tina si addormenti. Ma ci facciamo forza e iniziamo ad aumentare il nostro attacco. Un gran fisico e Mike Tina dorme. Due gran fisico e Mike Tina dorme. Ci siamo, è il momento. Doppio calcio. Falliamo. Ma Mike Tina dorme. Il secondo doppio calcio entra, così come il terzo, che però questa volta sentenzia Camerupt. Siamo all'ultimo atto, con Combusken contro Zubat. Rocciotomba deve colpire e subito la mente torna al museo oceanografico, dove a Combusken è stato richiesto lo stesso compito. E questa volta la sua precisione è persino diminuita. Con gli occhi sfregiati dalla sabbia, Combusken tenta in ogni modo di aguzzare la vista e scaglia una disperata Rocciotomba, che colpisce. Zubat è a terra esanime e il Team Magma, per ora, è costretto a ritirarsi. Si ritirerà anche con Combusken, che da qui in poi verrà un po' accantonato. Invece, chi non ne vuole più sapere di ritirarsi è Vigoroth, che da qui in poi si consacra come una delle soluzioni più articolate e vincenti dell'intera avventura. A questo punto è il turno di Fiammetta, ed è giunto il momento di presentarvi Tentacool. In realtà è da un bel po' che ci segue nell'avventura, ed è stato preparato esplicitamente per questa battaglia. Se ricordate, vi avevo parlato di un terzo Pokémon che era entrato in team prima di affrontare Walter. Ebbene, parlavo proprio di lui. E il pronome non è casuale, perché lo abbiamo voluto fortemente di sesso maschile. Quando per affrontare Fiammetta abbiamo individuato in Tentacool la soluzione ideale, la nostra esperienza classica del mondo Pokémon ci ha portato a eseguire un ragionamento molto basilare. Il Torkoal di Fiammetta possiede la mossa attrazione ed è femmina. Quindi, per evitare di rimanere bloccati in una simile situazione, a noi converrebbe di base scegliere un Tentacool del suo stesso sesso. Il che, con buona pace di tutte le battaglie che dal 2004 ad oggi hanno cercato di riconoscere la validità degli orientamenti non eterosessuali su Pokémon, farà sì che la mossa attrazione di effetti non ne abbia. Ma analizzando la situazione più nel dettaglio, spunta fuori un'altra verità. Spunta fuori che una mossa che non ha effetto è anche una mossa che l'intelligenza artificiale non userà mai. E ciò, in poche parole, significa che quel Torkoal avrà più possibilità di utilizzare Vampata o corpo scontro. E allora giungiamo a pensare a una cosa che non penseremmo mai in un gameplay Pokémon tradizionale. A noi rimanere bloccati su attrazione serve, perché l'alternativa sarebbe perdere. Ed è sempre meglio giocarsi un 50% di possibilità di mettere a segno un attacco e di vincere, che perdere a tavolino. Dopo questa predica vi aspettereste un cambio di musica ed una narrazione altisonante. Però le cose andranno in maniera leggermente diversa. Dopo aver perso in tre turni Namel, Slugma e Camerupt, Fiammetta decide che con il suo ultimo Pokémon vale la pena tirare giorno di sole. Tentacool però ha già danneggiato Torkoal, che è a questo punto a roll di bolla raggio. La situazione sarebbe critica e in bilico, salvo che Tentacool esegue un brutto colpo. Va detto, a onor del vero, che nei tentativi precedenti, fallimentari, purtroppo a causa, di base, della sfortuna, la nostra intuizione aveva sortito i suoi effetti e Torkoal effettivamente aveva utilizzato attrazione su Tentacool senza danneggiarlo.
Non nego che avrei preferito vincere mettendo a frutto la mia pensata, ma ad ogni modo la quarta medaglia è nostra. Se vi state chiedendo come può un Pokémon fragile come Tentacool aver totalmente distrutto il team del quarto capopalestra, beh, allora è il caso che vi spieghi l'ultima macromeccanica che abbiamo sfruttato in questa sfida. Essa in inglese prende il nome di EVS, un acronimo che sta per Effort Values, e che in italiano viene tradotto con un ben più laconico punti base. Anche qui, spiegazione veloce e semplice. Ogni volta che con un vostro Pokémon ne sconfiggete un altro, quello che ottenete non sono soltanto dei punti esperienza, ma, senza che il gioco ve lo dica, ottenete anche questi fantomatici punti base, che a seconda del Pokémon che avete sconfitto andranno ad influenzare in senso migliorativo una delle statistiche del vostro Pokémon. Sconfiggere molti Geodude, ad esempio, aumenta la difesa del Pokémon che li ha sconfitti, mentre fare strage di Enamel avrà l'effetto analogo sull'attacco speciale. E sono proprio i Enamel le nostre vittime predilette. Allenando Tentacool ne abbiamo sconfitti a profusione, con il risultato che a livello 29 l'attacco speciale del nostro Tentacool è molto più alto rispetto alla media di tutti gli altri Tentacool. Ciò, non serve che ve lo dica, è stata la chiave principale del successo di quest'ultimo contro Fiammetta. In generale, durante la nostra avventura non abbiamo utilizzato questa strategia solo con Tentacool, ma abbiamo cercato di applicarla a sprazzi, quando possibile. Questo, almeno, fino a questo punto del gioco. In futuro, e ne parleremo, sarà una meccanica di importanza vitale. Ora però è il momento di tornare nel cuore dell'azione, perché la quinta palestra ed il quinto capopalestra, il più iconico in quanto nostro padre, stanno per regalarci un'altra battaglia storica. A Petalipoli vengono introdotti nel team tre nuovi Pokémon. Il primo è Manectric, utile per sbarazzarci con agilità di uno Swellow all'interno della palestra, ma soprattutto utile in futuro. Il secondo è Breloom. Ricordate lo Shroomish catturato nel Bosco Petalo? Esatto, proprio lui. E infine Dustox, che entrerà in battaglia a livello 17. Se siete confusi, vi capisco. Per ora fidatevi, comprenderete tutto strada facendo. Al suo fianco, nella lotta contro nostro padre, sono pronti a scendere in campo Vigoroth, Breloom ed uno tra Sableye e Shedinja. Il plan è ormai assodato e ancora una volta Vigoroth ne sarà la colonna portante. Al primo turno utilizziamo Sbadiglio, attendendo che Spinda, il primo Pokémon di norma, si conceda una strampadanza. Una Bacca Key evita che Vigoroth resti confuso, ma soprattutto spiana la strada per Repeti, che va a segno e che da qui in poi costringe Spinda a replicare strampadanza. Nel mentre Sbadiglio ha però svolto il suo compito. Vigoroth ha incassato una confusione, ma da qui in poi non dovrà più attaccare. Spinda infatti dorme, e questo è allora il momento perfetto per subentrare con Breloom, un Pokémon che di fatto soppianta con Combusken, molto più efficiente di quest'ultimo anche grazie alla mossa Pugno Rapido. Un attacco con alta priorità e che attacca quasi sempre prima che l'avversario possa muoversi. Ora, con Breloom e Spinda addormentato in campo, occorre semplicemente sperare che il sonno e Ripeti lasciano il tempo necessario a Breloom per tirare due gran fisico. Ciò raddoppierà il suo attacco e gli consentirà con Pugno Rapido di eliminare ogni Pokémon di Norman fino a Slaking. Un Pokémon di cui qualcosa abbiamo già detto. Terribilmente forte, con statistiche alla stregua di un Pokémon leggendario, ma con l'abilità più debilitante di sempre. Pigrone. Di fatto, dopo ogni attacco, a Slaking sarà impedita qualsiasi azione. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli altri due pezzi del puzzle. Slaking, appena entrato, si accanisce su Breloom, ma noi lo ritiriamo e mandiamo in campo uno tra Shedinja e Sableye. È indifferente chi dei due sia, basta che sia un tipo spettro. Diamo per scontato che di fronte a Breloom, Slaking non utilizzerà mai finta. E difatti il suo attacco passa attraverso i nostri spettri senza colpo ferire. E ora l'ultimo tassello, quello che ci garantirà la vittoria. Slaking ha appena attaccato e perciò in questo turno non potrà muoversi. E allora ritiriamo immediatamente il nostro Pokémon di tipo spettro, entriamo in campo con Dustox al 17 e da qui in poi abbiamo la vittoria in pugno. Com'è possibile? Come può un Dustox a livello 17 eliminare un Pokémon le cui statistiche sono paragonabili a quelle dei Pokémon leggendari, per di più con quasi il doppio del nostro livello? La risposta è protezione. Dustox non è a livello 17 per un capriccio del destino, ma per uno specifico motivo. E il motivo è che, proprio a quel livello, impara la mossa che condanna Slaking. Perché protezione permette di parare con certezza assoluta un attacco dell'avversario una volta
ogni due turni. La stessa frequenza con cui Slaking tenterà di attaccare. E allora, entrando in campo contro Slaking, con un Pokémon in grado di proteggere, sarà possibile distruggere completamente ogni velleità di questo Pokémon. Perché nei turni in cui quest'ultimo attaccherà, ci sarà consentito proteggerci. E poi successivamente, nei turni in cui l'abilità Pigrone impedirà all'avversario di agire, colpirlo. In pratica, come già detto, vittoria garantita, ma soprattutto vittoria garantita senza subire danni. Una volta procurato un avvelenamento con veleno spina, il gioco è fatto. È sufficiente dare una baccamela ad Astox per non terminare il pipì di protezione. Dopo una lunga e di per sé noiosa battaglia, perché il suo destino è già scritto, otteniamo la medaglia Armonia. Ed Astox, così come è entrato nel team, ora ne esce. Andrà incontro allo stesso destino di Lombre. Non apparirà mai più sul campo di battaglia, ma si ritirerà coperto di gloria. A questo punto, dopo aver ottenuto Surf dal padre di Lino, per noi si dischiudono nuovi orizzonti. Ci rimettiamo in marcia, la destinazione ben chiara: Forestopoli. Di ostacoli particolari non ne affrontiamo. Il Team Hydro all'Istituto Meteo con Manetric non rappresenta una minaccia. Mentre contro Vera sfruttiamo Shedinja, ma soprattutto sfruttiamo le reazioni che l'intelligenza artificiale avversaria ha nei confronti di Shedinja. Al primo turno ci troviamo a fronteggiare, proprio con il Pokémon Cambiapelle, il Lombre di Vera, che però, a differenza della lotta sul percorso 110, non ha modo di colpirci. E questo spinge la nostra rivale a sostituirlo con Slugma. Noi, leggendo questa situazione, per la verità anche in colpevole ritardo, mandiamo subito in campo Tentacruel, nel turno stesso in cui Vera cambia Pokémon, che una volta eliminata l'unica minaccia per Shedinja, consente a quest'ultimo di archiviare la pratica. Giungiamo così senza troppe difficoltà a Forestopoli, pronti per affrontare Alice e contenderle la sesta medaglia. Piccolo inciso, questa credo che sia una delle palestre più difficili di sempre se comparata alle altre palestre che tecnicamente dovrebbero trovarsi sul suo stesso livello. Non solo infatti Alice possiede 5 Pokémon, uno sproposito rispetto a tutte le altre seste palestre del mondo Pokémon, ma tenendo conto che rimane comunque fedele al tipo volante, presenta una grandissima varietà di typing. E questo sia nei Pokémon stessi che in realtà nelle loro mosse. Troviamo Pelipper, Skarmory, Tropius e infine un'Altaria che conosce Dragodanza e Terremoto. Arrivare impreparati a questa lotta può essere particolarmente doloroso. E chi ha seguito su Twitch la mia recente serie in cui ho tentato una Nuzlocke di Pokémon Smeraldo, in cui perdevo un Pokémon ogni 30 minuti, sa di cosa parlo. Ed è proprio per questo che su questa lotta siamo già al lavoro da ben prima di Norman. E abbiamo una soluzione. È una soluzione che ci siamo costruiti a tavolino. Per la quinta palestra, se ricordate, è stato aggiunto un terzo Pokémon oltre a Breloom ed Astox, che però contro Norman non ha svolto alcuna funzione. Il suo nome è Manetric. Vi ho detto che è servito per abbattere lo Swallow di un allenatore nella palestra, ma credete davvero che allenare da zero un Electrike valesse davvero la pena per un compito del genere? Avete davvero creduto che il gioco valesse la candela? Certo che no. Il nostro Manetric viene chiamato in causa adesso, perché non è un Manetric qualsiasi, ha qualcosa di speciale. È come se dentro di sé custodisse un potere escluso agli altri e pronto a liberarsi. E in effetti è proprio così, perché il nostro Manetric possiede un'intro forza di tipo ghiaccio. Questa mossa, teoricamente di tipo normale, varia la propria potenza, ma soprattutto il proprio tipo, in base ai punti individuali di un Pokémon. E benché vada detto che nel nostro caso non è particolarmente potente, è pur sempre di un tipo che contro Altaria e contro Tropius fa malissimo. Eppure, ciò nonostante, non è ancora sufficiente. Già, perché l'introforza di Manetric, per quanto garantisca una mossa super efficace per 4 volte su Altaria, non lo elimina. E dopo aver eliminato con agilità Swablu, è proprio lui a gridare vendetta, pronto a tirare Terremoto. Per nostra fortuna, Altaria non è un eccellente attaccante fisico e contro Manetric, non leggendo la kill di Terremoto, utilizzerà per 2 volte Dragodanza. Certo, dopo averlo fatto ci spedisce al creatore, ma questo ci consente di avere dei turni per giocarci dei jolly. Il nostro Manetric, accanto a Fulmine e Introforza, conosce Attrazione e Tuononda. Già, questa volta, essendo noi a dover attrarre l'avversario, il ragionamento è opposto rispetto a quello fatto con Tentacool. L'Electrike originario è stato catturato esplicitamente maschio affinché Attrazione potesse avere effetto. La strategia è molto semplice: fare sì che quell'Altaria
non attacchi. Inizialmente vediamo in attrazione la scelta più congeniale, ma più andiamo avanti, più ci accorgiamo che Tuononda ci dà un vantaggio non indifferente. La paralisi, infatti, rallenta l'avversario. E ciò induce l'intelligenza artificiale di Alice a utilizzare con più probabilità Dragodanza, consentendoci, con ciò, di guadagnare turni che potrebbero potenzialmente essere fondamentali. E fondamentali lo saranno, perché c'è un nuovo problema. Ed è ben più grande. Introforza non elimina Altaria in un colpo, e di questo ne eravamo già certi. Ciò che è davvero grave è che non ne bastano nemmeno due. Sapevamo che la nostra introforza non era la più potente, ma non avremmo mai sospettato una situazione del genere. Abbiamo sopravvalutato Manetric. Teoricamente ci sarebbe anche la possibilità che Introforza riesca con due colpi a spedire Altaria al creatore, ma purtroppo non abbiamo fatto i conti con la baccarancia, che permette all'avversario di recuperare quel granello di vita necessario per non venire giù. Un nostro secondo attacco lo condurrebbe a vita rossa. Alice sarebbe indotta a utilizzare un'iperpozione, e ciò significa più turni a disposizione di Altaria e più drammi per noi. Realizziamo che urge aggirare in un qualche modo la minaccia e ci affidiamo all'unica altra carta che abbiamo, Fulmine. Avrebbe dovuto unicamente sbarazzarsi di Pelipper e Skermory, ma ora deve assolvere a un ingrato compito. Colpire due volte, evitare che Alice curi il proprio Altaria e in buona sostanza assicurare che Introforza, con un colpo, possa eliminare l'avversario. Ci abbiamo visto giusto. Altaria, con questa strategia, è KO, ma non è finita, perché resta un'ultima minaccia. Skermory e Pelipper vengono fulminati all'istante, ma Tropius? Tropius regge un'introforza, e allora ci costringe ad una scelta. Attaccare comunque, concedendogli un turno per colpirci, oppure sfruttare attrazione o Tuononda e sperare nelle percentuali. Sarebbero entrambe scelte perfettamente logiche, ma per un istante il presente attorno a noi si fa sfocato. Un ricordo recente passa come un fulmine per la nostra mente. Questo non è il primo Tropius che abbiamo affrontato. Un avicoltore all'interno della palestra ce lo ha già presentato. In quell'occasione abbiamo utilizzato senza rifletterci Introforza, convinti di eliminare un avversario dimostratosi poi più ostico del previsto. E il nostro stupore per questa prima debacle di Introforza è stato secondo soltanto al vedere Tropius utilizzare Profumino. Ed è un po' come se il ricordo di quel profumo ci abbia sbloccato una chiave per interpretare il presente, prendendosi gioco del tempo perduto di Proust. Tropius, in questo turno, non attacca. Non può farlo, sarebbe semplicemente troppo stupido per lui utilizzare aeroassalto su un tipo elettro. Non lo sa che stiamo facendo una no damage. È una decisione, quella che prendiamo, di vitale importanza. Già, perché per superare Altaria abbiamo dovuto comunque fare affidamento sulla paralisi. E non è detto che tornare a questo punto non ci costi altro tempo e altre lacrime versate. Tiriamo dunque un respiro profondo, chiudiamo gli occhi e usiamo Introforza. Questa volta i nostri sensi non vengono colti da alcuna fragranza, e anzi l'olfatto resta totalmente impassibile. Percepiamo solo un forte calore. I nostri occhi, benché chiusi, restano abbagliati. Al velo nero con cui le palpebre oscurano la vista si sostituisce quell'arancione di quando, guardando il sole, strizziamo gli occhi per non rimanere accecati. Già, il sole. Tropius ha usato giorno di sole. Riapriamo gli occhi. Manetric è accanto a noi. Ha già sferrato il secondo introforza. Tropius ha perso. E questa volta, per vedere il sole, non serve alcuna mossa, perché usciamo dalla palestra di Forestopoli con la sesta medaglia. Se conoscete Pokémon Smeraldo, sapete che si sta avvicinando una certa lotta. E forse, se finora ho fatto un discreto lavoro con la narrazione, vi sarete più volte chiesti quale sarà la prossima minaccia o quale sarà la più grande. E nel pensare a ciò, forse molti di voi hanno pronunciato mentalmente quei due nomi, Tell e Pat. Non è ancora il loro momento, ma iniziamo a percepire la pressione. Lasciata Forestopoli, approdiamo a Porto Alghepoli, dove per l'ultima volta annientiamo Vera, che un po' ironicamente manderà come primo Pokémon proprio un Tropius. Anche questa volta la peculiare ritrosia di questo Pokémon ad attaccare ci consente di andare oltre Vera per l'ultima volta. Da qui in poi non ci porrà più i bastoni tra le ruote. Ma ve l'ho già fatto intuire, serve iniziare a cercare contromisure per la settima palestra di Telepath. E allora, nelle viscere del Monte Pira, catturiamo uno Sharpet, cercandolo con una natura e dei punti individuali che favoriscano l'attacco fisico. E, per completare il quadro, otteniamo anche la macchina tecnica di Palla Ombra, che in questa generazione, essendo di tipo spettro, è anche fisica. Una volta evolutosi in Banette, sarà proprio questo Sharpet una delle due soluzioni
per affrontare Telepat. La seconda, per essere ottenuta, necessita invece di un po' più di tempo. Con un po' di sorpresa sbaragliamo sia Team Hydro che Team Magma senza particolari problemi. Persino Max, che tanto ci ha fatto penare sull'orlo del cratere del Monte Camino, questa volta è paradossalmente più gestibile. Tanto che non serve nemmeno scomodare Vigoroth, da un po' di tempo messo a riposo nel box. Sia Maitina che Crobat sembrano infatti molto propensi, per loro indole, a confonderci, il che può essere tranquillamente gestito con delle bacchachine. Tentacruel si sbarazza di Maitina e poi l'intelligenza artificiale di Pokémon Smeraldo ci regala uno dei suoi più grandi paradossi. Siccome Camerupt possiede contro Tentacruel quella mossa super efficace che Crobat invece non ha, Max, dopo oculate riflessioni, deciderà che è proprio il Pokémon eruzione la scelta giusta da mandare in campo. Per tutta risposta si becca un surf da Tentacruel che lo rispedisce in tempo record nella Pokéball. Infine Crobat tira Stordiraggio, entriamo con Manectric che evita la confusione con la Bacchachina e sentenzia Max. E sarà sempre Manectric a occuparsi del Team Hydro, questa volta nella baia di Porto Alghepoli. Qui non c'è né storia né tantomeno alcun tipo di preparazione da parte nostra. Fulmine di Manectric frigge ogni avversario che si trova davanti. E finalmente ci si apre il mare di Hoenn. All'orizzonte intravediamo una sagoma svettare nel cielo. È il centro spaziale di Verde Azzupoli e ai suoi piedi ci attendono Telepat. Sbarchiamo sull'isola, otteniamo il Superamo e però prendiamo subito il volo. Non abbiamo ancora le carte in regola per affrontare Telepat. Ci fiondiamo sul percorso 119, caliamo la lenza nelle sue acque e catturiamo così un Carvagna. Lui, una volta evolutosi in Sharpedo, affiancherà Banette. Letteralmente, perché questa sarà una lotta in doppio. E a dire il vero, è proprio questa sua peculiarità che la rende di gran lunga la palestra di Hoenn più difficile in assoluto. Per far fronte a questa complessità, diamo fondo a tutta la nostra pazienza. Ricordate quando vi ho parlato dei punti base? Ecco, è il momento di sfruttare appieno quella meccanica. Certo. Al massimo anche la velocità, siamo pronti per affrontare Telepat. Perché non cambia la musica? Beh, perché la lotta è proprio quello che questa musica rappresenta, la traversata di un mare sorprendentemente piatto. Banette e Sharpedo, grazie all'allenamento da noi preparato, eliminano ogni Pokémon dei due capi palestra. La palestra unanimemente riconosciuta come la più difficile di Pokémon Smeraldo, grazie alla meccanica dei punti base, si è dimostrata la più semplice. E questa è la prova di come, con una buona dose di pazienza e con una discreta conoscenza dei giochi Pokémon, si possa, di fatto, fare qualunque cosa. Meno facile sarà, invece, ciò che ci attende. Il Team Magma ha assaltato il centro spaziale di Verde Azzupoli e al suo interno Max e Ottavio minacciano di sottrarre il carburante stipato per provocare una violenta eruzione del Monte Camino. Saranno loro il nostro nuovo ostacolo. Oddio, a dire il vero, non solo loro. Anche Roccolo sarà. I vertici alti del Team Magma ci affrontano entrambi in quella che di fatto è una lotta multipla, nella quale noi avremo il controllo solo di 3 Pokémon dei 6 che potrebbero potenzialmente scendere in campo. Rocco prenderà il comando degli altri 3. Ma Rocco non lo sa che stiamo facendo una no damage. Con Metang utilizza prima uno schermo luce e poi un riflesso. Due mosse per noi completamente inutili, che costringono Sharpedo sulla difensiva finché un attacco d'ala di Golbat non ci costringe a riavvolgere il nastro. La situazione è decisamente spinosa e dobbiamo in qualche modo venirne fuori. I surf di Sharpedo potenziati dall'acqua magica sono sufficienti per eliminare i due Camerupt avversari, ma non forniscono nessuna garanzia contro Golbat, Crobat e soprattutto contro i due Maitina, che utilizzando viso truce rallentano il nostro Pokémon, rendendo la situazione praticamente ingestibile. Alla fine tentiamo una strategia che sa di disperazione. Aumentiamo il livello di Sharpedo fino a sfiorare il level cap imposto dall'ottavo capopalestra Rodolfo. Ciò ci permette di avere quella potenza offensiva necessaria per accantonare l'acqua magica e dare a Sharpedo una distraroma, uno strumento sfoderato da noi per la prima volta e che diminuisce la precisione delle mosse avversarie di un 5%. La nostra speranza è che qualche viso truce, in un modo o nell'altro, non vada a segno. In tutto questo dobbiamo anche affidarci a qualche colpo di Metang, che però non sembra voler collaborare. Non solo il Pokémon di Rocco infatti fatica ad attaccare, ma anche quando lo fa risulta particolarmente inefficace. Anche per questa ragione la situazione fatica a sbloccarsi. Dopo qualche tentativo però riusciamo a fronteggiare il Crobat di Max, che ci fornisce un dettaglio molto importante. Ha utilizzato Malo Sguardo. Iniziamo ad accarezzare un'idea. Se noi prima dell'attacco di Crobat ritirassimo Sharpedo per far entrare Manectric, rimarremmo bloccati con quest'ultimo contro Crobat e sarebbe
creerebbe una situazione di enorme vantaggio. Questo però solo per una frazione di secondo, perché dietro, a poter capitalizzare di tutte le debolezze di Manetric, ci sono i Cameraptor. Ed è questa allora una soluzione che possiamo sfruttare solo in circostanze particolari e difficilmente innescabili all'interno dei ragionamenti dell'intelligenza artificiale. Nel mentre, Sharpino ha ceduto nuovamente. Un'altra sconfitta, un altro reset. Il conteggio ne segna 286. Ci apprestiamo a ritentare la sfida, ormai pronti psicologicamente a subire anche il 287esimo. Ma è proprio a questo punto che nelle elucubrazioni dell'intelligenza artificiale avversaria succede qualcosa. Al primo turno tutto regolare. Sharpido protegge, Metang usa un infausto, schermo luce, Cameraptor aumenta la sua difesa speciale con amnesia e Magtin tenta un fisiotruce che sia Sharpido che Metang con protezione e corpo chiaro schermano abilmente. Al secondo turno non possiamo più sottrarci al drop della velocità causato da Magtina. Ma al tempo stesso Cameraptor non può sfuggire al nostro surf. La sua difesa speciale aumentata non gli servirà a nulla. E anche Magtina soffre. Il nostro attacco combinato al ferrartigli tirato questa volta nella slot corretta da Metang ci consente di mandare l'avversario a un briciolo di punti salute. Il copione però a questo punto a noi suona come già scritto. Ottavio manda in campo il suo Magtina. E a questo punto Sharpido si trova a fronteggiare due Pokémon che possono rallentarlo e confonderlo. Con Crobat nelle retrovie, pronto ad approfittarsene. È un processo che già troppe volte abbiamo visto accadere. Decidiamo a questo punto di tentare una follia. Ritiriamo Sharpido, ne ristabiliamo la velocità e mandiamo in campo Vigoroth accettando il rischio di subire dei danni. È letteralmente una mossa disperata. Sappiamo che le speranze di uscirne illesi sono poche, ma a questo punto non c'è rimasto più nulla da perdere. Non sappiamo come, non sappiamo perché, ma contemporaneamente Max ritira la sua Magtina e al suo posto entra in campo Cameraptor, davanti a quello che sarebbe dovuto essere Sharpido, ma che ora è Vigoroth. Una mossa letteralmente suicida, ma che in apparenza lo pone in una situazione di vantaggio. Ora Cameraptor non è minimamente minacciato e può usare Terremoto. E però, forse proprio per l'assenza di questa minaccia, Cameraptor usa Amnesia. Noi, ormai in balia degli eventi, abbiamo nuovamente mandato in campo, giocando nuovamente con il fuoco e del resto, che cosa potremmo fare a questo punto? Sharpido. E questo turno cambia completamente le carte in tavola. Magtina si è accanito su Metang e questo concede a Sharpido la possibilità di eliminare Cameraptor. Ancora una volta, l'amnesia avversaria non è sufficiente. Prendiamo la kill. Max rimanda in campo su Magtina, che a stento si regge in piedi, mentre Ottavio compie l'azione più prevedibile. Viso truce. Sharpido è nuovamente rallentato. Adesso però si è riaperta quella possibilità di cui abbiamo parlato poco fa, perché sia il Cameraptor di Ottavio che il Cameraptor di Max sono a terra, non possono più minacciare Manetric. Serve solo sperare in una cosa, che i due Magtina non attacchino e che Metang riesca ad eliminarne almeno uno. E allora in campo entra proprio Manetric. Altra giocata sublime, accompagnata questa volta da una discreta dose di fortuna. Un bullo indirizzato a Sharpido e che avrebbe messo in difficoltà Manetric va a vuoto. Metang fa quello che deve fare e a questo punto ci giochiamo tutto. Fulmine di Manetric spegne ogni pretesa del Golbat di Ottavio. Magtina rallenta Manetric e lo mette sotto tiro di Crobat, che però entrerebbe solo se Metang dovesse evitare la confusione ed eliminare l'avversario. Ci troviamo paradossalmente a tifare per i nostri avversari e contro Rocco. Con Magtina ancora in campo avremo la possibilità di ritirare Manetric, di ristabilire la sua velocità e poi di essere più veloci di Crobat. Inutile dirvi a questo punto che quando meno serve Rocco si fa trovare pronto. Magtina viene giustiziato dal ferrartigli di Metang e l'ultimo Pokémon di Max, Crobat, scende in campo. Noi, dopo il viso truce del turno precedente, siamo più lenti e Metang non ci può essere d'aiuto. Crobat ha nella faretra la freccia che ci condanna. Eppure, resta a guardare. Per qualche ragione misteriosa di cui dovrebbe rendere conto lo sviluppatore, chissà dove è finito ad oggi, di Pokémon Smeraldo, Crobat usa malo sguardo. Manetric a questo punto si trova intrappolato in una battaglia dalla quale non ha alcuna intenzione di fuggire. Forse il nostro fulmine sarebbe bastato. Ad ogni modo, lo psichico di Metang fuga ogni dubbio. Anche Crobat, in maniera un po' ingloriosa, deve farsi da parte. Dopo una lotta che difficilmente avremmo potuto replicare, ci liberiamo di quella che di fatto è l'ultima minaccia prima
della Lega Pokémon. Già, perché tra Manectric e Shedinja nessun altro allenatore sarà in grado di provocarci le sensazioni che Max ha causato. Ivan, nelle viscere dell'antro abissale, viene completamente spazzato via dal primo. Rodolfo, dal secondo, con nel mezzo un imprevisto scontro estenuante tra il Kingdra del Capo Palestra e il duo Shedinja Banette. Ci siamo visti costretti a dover far sì che Kingdra terminasse tutti i suoi punti potenza, fortunatamente senza mai perdere il controllo della situazione. Tra le due lotte abbiamo placato Groudon e Kyogre invocando l'aiuto di Rayquaza, ma come sicuramente molti di voi sapranno, ciò non ha implicato alcuna lotta. Oddio, detta così, forse faccio un torto a qualcuno. In realtà, delle lotte le abbiamo affrontate. Svariati allenatori ci hanno sbarrato la strada e, come è accaduto per tutto l'arco dell'avventura, qualche problema lo abbiamo riscontrato. Tra Ivan e Rodolfo abbiamo accusato ben 4 sconfitte, tutte causate più o meno per le stesse identiche ragioni. Il nostro primo Pokémon in squadra, una volta avviata la lotta con un normalissimo allenatore, di cui nulla sappiamo e di cui nulla possiamo ricordare, si dimostra semplicemente inadeguato per fronteggiare l'avversario, il che ci costringe a resettare, riformulare l'ordine della nostra squadra e solo a quel punto liberarci dell'ostacolo. Ed è forse proprio questo aspetto uno dei più rilevanti di questa serie. Utilizzando la regola del level cap e in generale adottando questo set di regole, nessuno dei Pokémon selezionati da noi nel corso dell'avventura sarebbe all'altezza dell'avventura stessa, non da solo. Prendete Vigoroth, da solo sarebbe completamente inutile, totalmente alla mercé del nemico. E invece, con alle sue spalle altri 5 Pokémon pronti a entrare in campo al suo fianco, può mettere in risalto quel suo essere un Pokémon di supporto che ci ha sbrogliato le situazioni più complesse e potenzialmente più lunghe da gestire. Permettetemi una digressione, forse un filo arrogante. Non c'è proprio paragone tra questa serie e le altre No Damage che potreste trovare su YouTube. Non c'è paragone tra quello che per oltre un'ora ho cercato di raccontarvi fino a questo punto e una banalissima run in cui ogni avversario viene one-shotato da un Pokémon livellato oltre ogni umana decenza. Ed è questa, in fondo, la reale bellezza di questo gioco. Poter costruire squadre sempre diverse e dare ruoli differenti ai Pokémon che amiamo. Completare queste avventure con Pokémon, mosse e strategie sempre differenti e non con i soliti banali 6 Pokémon. O meglio, questo è ciò che dopo più di 2 anni di esperienza in termini di sfide Pokémon credo di aver realizzato e credo di aver apprezzato di questo brand. Le infinite variabili che questa realtà virtuale può regalare. E spero, almeno in parte, di averlo insegnato anche a voi. Ma adesso basta chiacchierare. La via vittoria brama altri patimenti, richiede altri reset. Anche il resto di Hoenn reclama la sua parte. Tra Lino, i restanti allenatori e l'allenamento dei nuovi Pokémon, l'accesso alla Lega Pokémon si dischiude ai nostri occhi sulla soglia dei 366 reset. Il level cap dei nostri Pokémon è 53, pari al Pokémon più forte di Drake, l'ultimo Super 4. Il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere tutti i Super 4 e il campione di fila, senza mai poter salvare tra una battaglia e l'altra. Eh già, la Lega Pokémon dovrà essere completata in una tirata unica. Se subiremo danni contro Adriano, dovremo ripartire da Fosco. E allora direi che è giunto il momento di presentarvi la squadra che ambisce alla sala d'onore. 3 di loro li avete imparati a conoscere, i primi 2 in particolare, Vigoroth e Shedinja, finora i protagonisti indiscussi di questa avventura, che al cospetto dei Super 4 sfrutteranno le stesse caratteristiche che li hanno resi imprescindibili in più e più battaglie. Il terzo, forse un po' a sorpresa per voi, è Banette. Decisivo contro Telepath, sarà questa volta fondamentale per Esther, ma non sarà da solo. C'è poi Glalie, catturato alla Grotta Ondosa, che avrà il compito di gestire 4 dei 5 Pokémon di Drake. E infine, la coppia di Pokémon più stravagante che la Lega Pokémon abbia mai ospitato. Il primo è Breloom, ma come, lo stesso che ha affrontato Norman? No, è un altro. Ad inizio video, io ve l'ho detto, al Bosco Petalo, ancora privi di medaglie, abbiamo catturato il primo Shroomish della nostra avventura. Poi però ci siamo resi conto che serviva qualcosa di più. Serviva un Breloom con un maggiore attacco. Detto fatto, con Stramontante dovrà eliminare l'intero team di Fosco e buona parte della squadra di Frieda. Una volta catturato Shroomish, inoltre, per distinguerlo dall'altro suo simile, lo soprannominiamo Esglast, da una delle 3 potenze politiche principali di Triangle Strategy, gioco sviluppato dalla Square Enix. No, fermi un secondo, in che senso distinguerlo dal suo simile? Come potremmo confonderci se un Breloom è nel team e l'altro è nel box? Il sesto membro del nostro team è Shroomish. Già, nemmeno lui è il Breloom che tanto si è fatto valere contro Norman.
è il terzo dell'avventura. Il suo nome è Sabulos e a livello 53, ancora non evoluto, sta per varcare i cancelli della Lega Pokémon. Siamo pronti. Un altro passo e da lì in poi non si torna indietro. Shedinja guarda nel vuoto. Ormai siamo abituati. Sappiamo che lui c'è ma non c'è. Esiste e non esiste. È vivo ma al contempo è morto. Vigoroth è agitato come un bambino. Sa di non essere all'altezza di uno scontro frontale. Ma gli è sufficiente uno sguardo verso Banette, suo prezioso alleato. E Banette sorride. Non il sorriso indelebile cucitogli sul volto per appagare qualcuno che lo ha poi abbandonato. No, questa volta il sorriso è sincero. Il sorriso proviene da un'anima, la sua. È come se in Vigoroth rivedesse quella sincera e detonante paura per l'oscurità che coglie un bambino e che Banette conosce bene. Perché un tempo lui ne era il deterrente, lasciandosi stringere nel buio di una cameretta. Paradossalmente è proprio a quel buio che ora è vulnerabile. E a consentirgli di affrontare le sue debolezze contribuirà proprio Vigoroth. Mi piace pensare che nel loro rapporto sia racchiusa poeticamente ed ermeticamente la storia dei rapporti tra le persone, del passaggio dall'amicizia infantile a quella più matura, che non muore mai e non lascia indietro nessuno. Glalie freme, è pronto a gelare il sangue di quei draghi. Cerca l'intesa con Shedinja, sa che avrà bisogno di lui. Nessuna risposta. Va bene così. E infine, Esglast e Sabulos. Non sono genitore e figlio, ma per noi è come se lo fossero. Non riusciamo a non immaginarci uno Shroomish sperduto e impaurito di fronte a tanta solennità ed un Breloom che in ogni modo tenta di confortarlo. E a contribuire a questa visione ci sarà tutta la storia della Lega Pokémon. È arrivato il momento. Il passo è compiuto. Inizia l'atto finale. Contro Fosco, per l'ultima volta, incontriamo un nostro grande nemico, Mike Tina. Con prepotenza scende in campo Esglast. Grazie al lavoro sporco di Vigoroth sul Monte Camino abbiamo potuto risparmiare l'oggetto che ci permette di mettere sotto scacco l'intero team di Fosco. Esglast porta con sé un'erba chiara. Il suo attacco di fronte alla prepotenza di Mectina non cala e questo gli consente con Stramontante di fare piazza pulita di tutti gli avversari. Certo, Stramontante può fallire, ma è l'unica mossa che ci garantisce quel risultato. Decidiamo di correre il rischio. Nella stragrande maggioranza dei tentativi va tutto secondo i piani. Ora, però, è il turno di Esther. Forse, tra tutte, la lotta più complessa. Banette, con palla ombra, elimina chirurgicamente i due Dusclops e i due Banette della Super 4. Ma improvvisamente, di fronte al tipo buio, si blocca. Entra Sableye, ed ora palla ombra a noi non basta più. Solo a noi, però. Perché ad Esther, per rispedirci da Fosco, basta e come. Siamo sotto tiro e con le spalle al muro serve inventarci qualcosa. Quel qualcosa, per l'ultima volta, è Vigoroth. Entra in campo per rimpiazzare Banette appena prima che Sableye attacchi. Sappiamo che l'attacco, se arriva, sarà di tipo spettro. E Vigoroth è immune. Adesso siamo minacciati da finta, ma Vigoroth sa cosa deve fare. Ormai lo ha imparato. Il nostro ordine è mera formalità. Utilizza ripeti. Sableye, a questo punto, contro Vigoroth, è costretto a un gioco letale. Non può sottrarsi alla lotta, non può non usare palla ombra e non può non mancare costantemente il nostro Pokémon. Vigoroth si fa letteralmente beffa del suo avversario, utilizza sbadiglio, aeroassalto per poi passare nuovamente il testimone a Banette. Sableye non può agire, deve almeno dormire un turno. E grazie al danno inferto da Vigoroth con aeroassalto, Banette non ha più nulla di cui aver paura. Quel buio che è arrivato a temere e che un tempo deve aver terrorizzato anche il suo compagno umano è adesso poeticamente addormentato, vittima di quel sonno che in passato ha minacciato. Banette lo ricorda e la sua palla ombra deve essere piena di emozioni e pensieri che mi piace pensare non siano la rabbia e il rancore, ma la nostalgia e il riscatto. Esther capitola. Contro Frida sale nuovamente in cattedra Esglast, ma questa volta l'avversario è decisamente più tosto. Se Stramontante è sufficiente per abbattere i Silio e i Glalie, contro Waldrain lo è decisamente meno. Ma se non avessimo una soluzione anche a questo, non saremmo noi. Dopo aver obliterato i primi due Pokémon di Frida, si realizza lo scenario tanto temuto. Breloom contro Waldrain. Quest'ultimo conosce Gelo Raggio, Surf, Corpo Scontro e Puro Gelo. Una sconfitta praticamente annunciata per Esglast, ma non per Shedinja. Entra in campo, neutralizza ogni mossa avversaria e poi, memore dell'esperienza passata, ritorna nella bolla. E questo perché, incapace di agire contro Shedinja, anche Frida ritirerà il suo Waldrain. Inutile dire che dal nostro lato svetterà nuovamente la figura di Esglast. I successivi due Pokémon della Super 4 vengono ridicolizzati da questo procedimento. Finché, rimasto solo, Waldrain non ha altro da fare se non lasciarsi morire di fronte a Shedinja. Siamo a Drake, ma non solo. Perché finalmente il nostro plan per la Lega Pokémon può dirsi concluso. Già perché per tutte queste lotte, dietro le quinte,
è avvenuto un qualcosa che ho deciso volontariamente di nascondervi. Nessuno dei nostri Pokémon durante le battaglie è salito di livello. Nessuno. Tranne Sabulos. Per ogni Pokémon avversario eliminato, ognuno dei membri della nostra squadra ha condiviso una parte della sua esperienza con il piccolo Shroomish. È come se in quelle tre lotte, vedendo i suoi compagni combattere, avesse trovato quel coraggio per affrontare quella che sarà l'unica lotta a cui parteciperà e sarà anche la lotta finale. Salendo grazie a ciò al livello 54 all'interno della Lega e superando di un punto il limite di livello imposto all'ingresso però della Lega Pokémon stessa, Shroomish impara Spora. Se lo avessimo evoluto prima, non avremmo mai avuto accesso all'interno della Lega a quella mossa. Ma questa scelta ha un prezzo, perché così facendo Sabulos non ha accesso a quella mossa che invece è ormai caratteristica di Esglas, Stramontante. Ecco perché portare alla Lega due Breloom, per poter godere sia di Stramontante che di Spora. Già, due Breloom, perché a questo punto Sabulos è pronto ad evolversi. Per ora, ad ogni modo, non è giunto il suo momento. Contro il primo Pokémon di Drake fa invece il suo esordio Glalie, ed è una carneficina. Shelgon capitola, poi subentrano Flygon e Salamence. Entrambi hanno lanciafiamme e dunque l'intelligenza artificiale di Pokémon Smeraldo deciderà di mandare in campo prima loro di Altaria e Kingdra, e questo è esattamente quello che noi vogliamo. Geloraggio fredda entrambi sul posto e poco dopo il turno di Altaria. Tocca a Kingdra, l'unico Pokémon di Drake contro cui Glalie si trova in difficoltà. Kingdra però è stato lasciato fatalmente ultimo in campo dall'intelligenza artificiale. Conosce Muro di Fumo, Dragodanza, Surf e Corpo Scontro. Avete capito tutti. Shedinja, con la sua sola presenza, ci proietta da Adrianne. Gli ultimi 6 Pokémon che ci separano dalla sala d'onore sono Wailord, Tentacruel, Ludicolo, Whiskash, Gyarados e Milotic. Ricorda vagamente la lotta con Rodolfo, vero? Sbagliato. Certo, Wailord, Whiskash e Gyarados sono inermi di fronte a Shedinja, ma i restanti Pokémon sono per lui apparentemente ingestibili. Tentacruel e Milotic conoscono Tossina. Una volta avvelenato, Shedinja diventa una barzelletta. Subirà danni e per la precisione perderà un punto salute, il suo unico. Quanto basta per costringerci a ripetere l'intero calvario della Lega Pokémon. Ma se nel corso di quest'ultima parte di video avete fatto attenzione, forse avete rilevato un dettaglio curioso. Contro Frieda e Drake, nelle lotte in cui Shedinja è stato impiegato, era paralizzato. Ma come? Quale mossa all'interno della Lega Pokémon potrebbe averlo ridotto in quello stato? Se è questa la domanda che vi siete posti, allora avete dato per scontate un paio di cose. Intanto non è stata una mossa a paralizzarci, ma un'abilità. E infine, questo non è successo all'interno della Lega, ma pochi attimi prima di affrontare Fosco per la prima volta. È accaduto sul percorso 110. Di nuovo, come è accaduto per il nostro Swallow, entrando in contatto con gli Electrike che possiedono Statico, Shedinja non è rimasto paralizzato. Lo abbiamo paralizzato noi, perché è il modo migliore per evitare di subire uno status e averne un altro. Contro Frieda e contro Drake, Shedinja è rimasto paralizzato proprio per questa lotta. Ed era una paralisi che non potevamo togliere in alcun modo per quelle lotte, perché mai sarebbe tornata. Con questa giocata un po' sporca, né Tentacruel né Milotic rappresentano un problema. Resta solo un Pokémon da gestire, Ludicolo, che conosce Parassissima. Contro di lui Shedinja è in tutto e per tutto impotente. Avremo bisogno di un Pokémon che lo aiutasse esattamente come Vigoroth ha aiutato Banette. Un Pokémon magari di tipo erba, che sia immune a Parassisseme e che riesca a mettere Ludicolo a dormire. Ora tutto torna, vero? Sabulos è la chiave di volta che permette a tutta la nostra struttura di reggersi in piedi. Addormenterà Ludicolo e dovrà sperare in appena 2 turni di sonno di quest'ultimo per eliminarlo con breccia. A quel punto la vittoria, gestendo oculatamente i pipì di Shedinja, sarà nostra. Cosa potrebbe andare storto? Wailord usa pioggia danza. Il nostro piano ha una falla. Se Ludicolo entrasse in campo con la pioggia, sarebbe più veloce di Sabulos e avrebbe un turno per fare danno. E anche nella migliore delle ipotesi utilizzerebbe doppio team, gettandoci nella più totale incertezza. Cadiamo così, fatalmente, nella trappola di Adriano. Ora Shedinja non deve eliminare Wailord. Perché è vero, Adriano non è così furbo da mandare subito Ludicolo in campo. Ma se per qualche ragione Wailord dovesse perire, è quasi sicuro che il nostro potenziale mattatore
fronteggerà Shedinja. Dal canto nostro, abbiamo un asso nella manica. Shedinja, per evitare potenziali danni dalla grandine contro Frieda, ha nel suo moveset Giorno di Sole. Dalla pioggia, allora, noi possiamo liberarci quando vogliamo. Danneggiamo Wailord quanto basta per essere sicuri che un pallombra basterà per eliminarlo. Ma prima di farlo, con Giorno di Sole prosciughiamo l'acquazzone che bagna il guscio di Shedinja. Abbiamo la vittoria in pugno. Un ultimo attacco e... la paralisi. Mi sono dimenticato della paralisi. Sono più lento. Ora Wailord userà pioggia danza. Noi pallombra e... entrerà Ludicolo. È persa. Come ho fatto? Come ho fatto a non pensare alla paralisi? Era lì con me per tutto questo tempo, sotto i miei occhi. Come ho fatto a non vedere la paralisi? La paralisi. La paralisi. La paralisi! Shedinja resta paralizzato, Wailord è ancora vivo. Calma, ora dobbiamo stare attenti, non dobbiamo compiere di nuovo lo stesso errore. Ci riportiamo nella stessa identica situazione precedente, ma questa volta ragioniamo diversamente. Attendiamo con pazienza che giunga il turno per la pioggia di terminare. E solo a quel punto, con Shedinja, sferriamo la palla ombra decisiva. Questa volta, la paralisi non ci frena, non è finita. C'è un ultimo ostacolo, perché quell'udicolo non avrà la pioggia, ma può ancora mandare in frantumi ogni nostro sforzo. Senza pioggia entra prima Tentacle, che Shedinja elimina in pochi secondi. Poi, finalmente, Adriano decide di giocare la sua unica carta vincente. Entra Ludicolo. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Dentro Sabulos, Parassisseme arriva, scatena la nostra gioia. La prima scommessa è vinta. Ora Spora addormenta Ludicolo, che resta inerme un turno. Ce ne basta un altro. Un altro sonno! E possiamo esultare. Parte la prima breccia di Breloom, che farà Ludicolo all'incirca il 50% di vita. Si gioca tutto qua, in pochi secondi. Passiamo dall'ansia allo stupore quando osserviamo la vita di Ludicolo avvicinarsi al 40%, poi 30, poi 20. E allora capiamo, è un brutto colpo. Ludicolo è KO. Ad Adriano mancherebbero 3 Pokémon, ma ormai la storia è stata scritta. Pieghiamo prima Whiskash, poi Milotic e infine Gyarados, sempre con quel Pokémon totalmente insensato, ma per cui provo un amore profondo, che è Shedinja. Ed entriamo così alla sala d'onore con una delle squadre a cui mi sono più affezionato in assoluto. Vuoi per la loro storia, vuoi per la loro stranezza. Shedinja, Sabulos, il primo Breloom, Vigoroth, Glalie, Esglast, il secondo Breloom e infine Banette. E dopo la paura per la pioggia, splende il sole sui crediti di Pokémon Smeraldo. Ed essi sanciscono la fine di Pokémon Smeraldo senza subire danni. Non vi tedierò ulteriormente con le mie filippiche. Quello che volevo dire sulla qualità di questa avventura l'ho detto prima di affrontare la Lega questa volta. Mi limito a ringraziarvi se avete seguito questo video fino alla fine, perché ve lo meritate. In un'epoca nella quale la soglia dell'attenzione delle persone è sempre più bassa, nella quale spopolano shorts, reels e TikTok, il fatto che i miei video più virali siano di questa lunghezza significa due cose. La prima è che ho un pubblico che tra i suoi pregi ha quello di essere ancora in grado ad oggi di farsi rapire dall'immaginazione. Da un racconto che è chiaramente fittizio, perché Vigoroth non ha mai guardato Banette, e Banette, dal canto suo, non ha mai sorriso, ma non per questo incapace di suscitare emozioni, e ad oggi non è scontato. La seconda, e qui voglio prendermi qualche merito, è che se qualcuno sta ascoltando queste mie parole vuol dire che ancora una volta ci sono riuscito. Sono riuscito a raccontarvi e ad avvolgervi in una storia che in fin dei conti è una mia piccola opera. Come se fosse una piccola novella dentro una raccolta di mie storie. E chissà, magari in futuro tutte queste storie si troveranno davvero su uno scaffale e in una libreria. Ad ogni modo, sto vagheggiando. Per ora vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e a controllare se siete iscritti se questo mattone di più di un'ora vi ha convinti. Ultima cosa, vi raccomando di passare dal mio canale Twitch, dove avventure come questa sono streamate regolarmente in live su quella piattaforma. A volte possono essere più tecniche fredde, altre volte più piene di poesia, come quella che oggi ho cercato nei miei limiti di raccontarvi. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, vi auguro una buona giornata e noi ci becchiamo in un prossimo video.